Salve, sono Monkey Simon e negli ultimi 2 anni i giocatori di Fortnite hanno chiesto a gran voce l'introduzione di una serie di icone, un rapper chiamato XXXTentacion, probabilmente sulla scia di artisti come Travis Scott o Marshmello. C'è però un piccolo dettaglio che ne impedisce a quanto pare l'introduzione all'interno del gioco, e cioè il fatto che questo rapper è morto. E gli hanno pure sparato. Qui sorge la domanda spontanea: è giusto o comunque sia è possibile che la Epic possa introdurre personaggi che sono scomparsi, non importa da quanto, all'interno di Fortnite? Beh, bella domanda, bel quesito anche etico. Ma prima di poterne parlare vi invito ad inserire il codice MonkeySimon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. E attivate quella maledettissima campanella. Io personalmente ho appreso dell'esistenza passata di questo artista proprio quando è morto, perché è scomparso nel giugno del 2018, quando tra le altre cose Fortnite era appena esploso, era praticamente sulla bocca di tutti, c'era la famosissima wave delle prime stagioni del capitolo 1. E probabilmente anche tante altre persone, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, saranno andate a scoprire quest'artista proprio a causa del tragico evento e quindi a sentirsi tutte quante le sue canzoni, che per la cronaca a me non fanno particolarmente impazzire. Insomma, gran clamore per la sua morte che a distanza di anni ha spinto tanti giocatori, suoi fan, a volerlo all'interno del gioco, e ancora oggi è un dibattito aperto. Ripeto, probabilmente sulla scia di tanti artisti che sono finiti effettivamente sul gioco, con l'unica differenza che però tutti quanti questi hanno un punto in comune, cioè il fatto di essere ancora vivi. Stessa cosa è stata detta su Michael Jackson, in tantissimi vorrebbero la skin di Michael Jackson con annesse emote all'interno del gioco, ma anche, che ne so, Stan Lee, viste tutte quante le skin della Marvel. In realtà non c'è scritto da nessuna parte, non c'è una regola ufficiale che impedisce a personaggi morti di essere all'interno di un videogioco e soprattutto di essere all'interno di Fortnite, perché di esempi ne esistono in altri contesti. Pensate, che ne so, ai giochi della WWE, dove ci sono una marea di wrestler morti. O pensate, che ne so, ai giochi della NBA, dove c'è ancora Kobe Bryant. Perché lì sì, mentre su Fortnite finora non è mai stato fatto con tutte quante le collab che sono arrivate nel corso degli ultimi 3 anni? Beh, c'è stato tenuto in considerazione un elemento che differenzia queste due tipologie di videogiochi. I primi sono videogiochi sportivi, mentre l'altro è un battle royale dove si spara. Nei videogiochi di sport possono esserci anche dei calciatori, degli atleti che sono scomparsi ed essere inseriti come leggende. Pensate, che ne so, a qualche calciatore morto su Foot. Mentre su Fortnite si spara, si uccide il prossimo. Lo so che qualcuno potrebbe menzionarmi la storyline, che la Battle Royale, quella effettiva del gameplay, è il loop, quindi non si muore per davvero. Però comunque sia, la stragrande maggioranza delle persone cose del genere manco le sanno. Un occhio esterno vede, che ne so, Michael Jackson che ammazza Kobe Bryant, cioè la guerra tra morti, magari con armi d'assalto, con il suddetto personaggio che è morto pure in una sparatoria, quindi, che ne so, Temptation. Questa è forse la ragione che fa sì che la Disney, che già collabora con Epic per Marvel e Star Wars, non inserisca personaggi del calibro dei classici Disney, come ad esempio, che ne so, Topolino, che forse con un fucile in mano potrebbe essere un danno d'immagine per la Disney. Lo so che è stupido da specificare, ma secondo me alcune persone ancora ci credono, quindi è meglio dirlo. Ma vi ricordo che la Epic, per poter inserire chiunque all'interno del gioco, o chiunque non sia stato creato da Epic stessa, deve chiedere il permesso a chi detiene i diritti, che ne so, di un cantante, di un brand, di un videogioco, di un film, di qualsiasi cosa, qualsiasi collaborazione, deve avere il permesso dell'autore. Non è che la Epic può prendere a caso un brand e metterlo su Fortnite senza permesso, ci basterebbe i guai. Quindi chi finisce su Fortnite sa che cosa sta facendo e sa su quale videogioco sta finendo. Ma Monkey Simon, però non è giusto che ad esempio su Foot un calciatore morto possa subire dei falli, che sarebbe molto irrispettoso per la persona che oramai è scomparsa, oppure nei giochi della WWE, dove addirittura puoi picchiarlo, il suddetto wrestler morto. Quindi su Fortnite, dove ci sono le armi da fuoco e quindi può subire dei danni, ci può stare tranquillamente una persona morta. Regà, nel calcio ci si può sicuramente fare male per colpa dei falli subiti, però i falli sono anche sanzionati, quindi è un'azione corretta, un'azione negativa. Nei giochi della WWE è diverso. Anzitutto, sì, il wrestling è predeterminato, quindi non si stanno picchiando per davvero, però all'interno della finzione di quel videogioco tutto quanto sembra reale. Ma i wrestler sono personaggi, quindi non è che stanno rappresentando una reale persona morta, ma stanno rappresentando un personaggio, un wrestler sicuramente scomparso, morto, ma interpretato da una persona morta. Quindi il wrestler deceduto, la leggenda che sta impersonando nel videogioco, è un personaggio, non la persona reale che c'è dietro. E per quanto Fortnite possa essere safe perché non c'è il sangue all'interno della narrativa del gioco stesso, non si muore per davvero, inserire personalità realmente esistite che però non stanno interpretando nessun personaggio, sono loro stessi, anche se soltanto in veste di artisti, può essere di pessimo gusto, può generare degli scandali. Poi magari un giorno la Epic romperà questa regola e inserirà per davvero Stan Lee perché i parenti daranno il permesso. Però intanto, fino a quel momento, inserire Stan Lee all'interno di un videogioco dove ci si spara e dove ci si
ammazza, tra virgolette, dove ci si killa, potrebbe non essere particolarmente carino, potrebbe anche essere un danno d'immagine per la Epic. Se poi qualcuno di realmente esistente dovesse scomparire prematuramente e Fortnite dovesse essere ancora attivo, per carità, lì si andrebbe a capire che la personalità in questione è stata inserita quando ancora era in vita. Però, insomma, la Epic per il momento non ha mai inserito qualcuno di realmente morto. E qui già so che qualcuno potrebbe dire: ma Monkey Simon, che cosa stai dicendo? L'ultima che è stata inserita è la principessa Leia. È vero, qui su Fortnite ci sono effettivamente delle skin che rappresentano volti di attori o comunque sia personalità che sono morti. Tra le altre cose, sono addirittura morti prima che Fortnite uscisse, quindi neanche a dire che prima è uscita la skin e proprio l'attore o il personaggio in questione è scomparso. E le skin al momento sono due: la principessa Leia già citata, uscita da pochissimi giorni, ed El Chapulin, di cui però non possiedo la skin, ma intanto vi sto mostrando un'altra skin del suo stesso set, che è Jonesy Colorado. Chapulin! Ora, io non so se precisamente la Epic è andata a scannerizzare i volti di questi due attori morti e proprio li abbia inseriti all'interno del gioco, oppure se abbia fatto delle riproduzioni fedeli, ma con delle piccolissime differenze impercettibili, in modo tale da non violare i diritti d'immagine. Perché la Epic potrebbe aver tranquillamente riprodotto nel modo più fedele i personaggi con il loro volto, che di conseguenza è quello dell'attore, ma non aver preso effettivamente i diritti d'immagine dell'attore stesso. Mi viene in mente, che ne so, Daryl Dixon, quello di The Walking Dead, che è praticamente Norman Reedus, il personaggio è stato creato appositamente per lui, quindi il volto deve somigliare per forza di cose a quello di Norman Reedus. Semplicemente gli somiglia, e magari potrebbero pure riciclare il volto in caso dovessero mai mettere una skin di Death Stranding. Nei casi del Chapulin, scomparso nel 2014, della principessa Leia, la cui attrice è scomparsa nel 2016, oppure Black Panther, scomparso nel 2020, proprio quando è iniziata la stagione Marvel, al secondo giorno, c'è sta lo stesso discorso che ho fatto poco fa. Questi non sono realmente gli attori, nonostante i volti gli somigliano, addirittura potrebbero essere quelli, ma sono personaggi interpretati dall'attore. Lo stesso discorso si potrebbe fare per Fondazione. Sì, c'è sta The Rock, sì, c'è sta Black Adam, stesso modello riciclato, ma quello non è The Rock, è Black Adam, è Fondazione, interpretato da The Rock, che ha prestato il volto e anche la voce. Quando in live da Pazzox è saltato fuori questo argomento, questo discorso che abbiamo affrontato più e più volte, molti hanno fatto appunto l'esempio del Black Panther. Perché? Perché la skin che doveva uscire in stagione 4 del capitolo 2 è stata posticipata alla stagione 5 per rispetto dell'attore che è morto, giustissimo, perché iniziare a vendere la skin di Black Panther proprio quando ne scompare l'attore che ha portato in voga il personaggio, diciamo che sarebbe stato di cattivo gusto, sarebbe stata una monetizzazione sulla scomparsa di qualcuno. Però poi alla fine la skin è uscita lo stesso, ma c'è una differenza: quello è il Black Panther dei fumetti, non è il Black Panther del Marvel Cinematic Universe, e soprattutto Black Panther non è quell'attore, nel senso che il personaggio esisteva anche prima che l'attore nascesse. Perché se dovremmo imparare a scindere personaggio da interprete, che è una cosa ben diversa. Sì, magari un attore potrà rendere famoso un personaggio, lo potrà interpretare al meglio, ma lui non è quel personaggio. Spente le telecamere, finito quel film, finita quella serie, finito quel videogioco. E da quel che ho capito, Black Panther morirà, proprio perché è morto l'attore, anche nel nuovo film, o sarà già morto. Però comunque sia, quello è il Black Panther del Marvel Cinematic Universe, che ormai era blindato a quel personaggio lì. Ma Black Panther vero e proprio non è l'attore che lo ha interpretato fino a poco fa. Ma esistono delle soluzioni. Ad esempio, su Fortnite esiste un rapper, Notorious B.I.G., che però è morto nel 97. Non c'è la sua skin, ma intanto c'è la sua musica dalla lobby, un suo brano. E la stessa cosa si potrebbe fare tranquillamente per un Michael Jackson, aggiungendo una sua musica dalla lobby, oppure una sua emote, ma anche, che so, una canzone di Temptation. Un Martin Luther King che viene inserito per questioni didattiche all'interno del gioco, di certo non ti possono fare la sua skin, in primis perché era un non violento, e poi perché gli hanno sparato pure a lui. Ma intanto è stato fatto qualcosa di buono all'interno del gioco. È stata inserita una sua modalità due volte per due anni di fila, che ne promuove l'esistenza e i suoi messaggi positivi. Le soluzioni ci stanno, ma di certo è difficile pretendere su un videogioco dove si spara la skin di una persona morta, specie se quella persona è morta per colpi d'arma da fuoco. Sto video è da grattarsi le palle in una maniera assurda. Ma ora, cari Monkeys Monkeys, qua sotto nei commenti voglio assolutamente sapere la vostra. Che cosa ne pensate di questo argomento? Ritenete giusto che una celebrità oramai scomparsa possa esserci su Fortnite, oppure secondo voi è giusto che non ci debba essere? La sezione dei commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione, e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo. E infatti, dovuti ai meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Il
nostro marinovante! Dove volete voi? Bello. Scusatemi, allora, non ci siamo andati. Niente, no, abbiamo vinto una partita. Domanda all'amo. No, infatti, raga, persino io non ci andrei. Allora andiamo a Stretto Scintillante, O è peggio, Legno, girati! Mo perché c'aveva la mappa aperta e vedevo sta freccetta andando là. Se non lei, mezzo Jones. Vieni, ragazzi. C'è più gente qua che è Jones. Giovanni, va. Ti è questo? Ma che cazzo c'è? Via! Sì, ma io ho dovuto comprare un fucile al distributore. Stavo senza armi. Io sono dovuto andare a prendere sul cucuzzolo. Fucile poi. La mitraglietta a fuoco rapido che in sta season vale un cazzo. Come cazzo mi sono salvato? Ha smirato lo c***o. Sopra, mi sa. Mamma mia, si è suicidato lo c***o. Alex? Ah, perché c'è il rave party qua. Sono illegali adesso. Occhio, legno! No, legno, Giovanni, scusa. Vabbè. Ma pure da legno sta arrivando. Ma che è successo? No! 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 Che c***o è successo? Legno, tutto ok, legno. Che c***o è successo? C'è pure il caricamento da skin da bannina. Oh! E legno per salvarsi ha fatto la schivata quella delle spade laser e casca. No, sei bravo, legno! Ah.